Grazie, ma grazie. Noi non è vero niente. Siamo. Non è vero niente. Non è vero niente. Te sta dicendo monade. Ecco, allora. Le robe o le fai bene o se no te fate manco da farle. Sì, va bene. Allora, adesso... vieni qua che ti mostro. Vieni qua. O tu sta lì? È un po' lì? Boh, sta lì fermo allora. Allora, vieni qua, vedi che ti faccio sì, vedere. Sì, scusi un attimo. Faccio vedere. Allora, fin qua. Guarda però, fin sì. Qua del palco, questo è la linea del palco, fin qua viene parcheggio, fin qua. Marco lì, qua, buttiamo via l'abside lì, buttiamo via le tutta roba del 400 che abbiamo via tutto, e fin qua, sì. Fin qua del palco, questo, scusi, qua viene parcheggio, siccome stanno, parcheggio. Qua era, mettiamo tutte le roulotte con i wurstel, qua, allora ben, mettiamo qua. Stiamo tutto facendo rinfresco. Uno spettacolo. Sì, fa se, non mi interessa. Allora, qua viene tutti i wurstel. Wurstel fin la via, che di quello che vedi non ti vedrà più niente. Di quello che vedi adesso venirà a cavare via tutto. Sì, ma la ruota dei intanto a c'è un metro. Già... Buondì, ciao, sì. Come andiamo? Ad un metro? Sì, un metro. Vedi che c'è un po' la misura un momento. Ad un metro o no? Dai, ma muovete. Era un metro. Lo dato o no? Era insieme al portafoglio. Era insieme al portafoglio? Allora, fa una roba, vada alla Juan a domandare dalla Miria. Dì che ti mando me. Anzi, vada all'Analisa, che no. Ti domandi alla Juan. Che te mando, anzi fa così, vada alla Bertilla, dica all'Analisa che ti dica la Juan, anzi vada a Mauro, dica a Mauro, no, dica Mauro, Bertilla, in ferie, Mauro in ferie, va bene. Allora va al catasto dalla Luisella, ciampa le misure sulla mappa. Vabbè, là basta un righello, non può. Sì, sempre rompere i coglioni, cattivi, dai. Allora, vieni qua, ascolta, dove sono tu? Allora, fin sì, qua, ma... tutta la parte che vedi adesso, che dove che lei adesso, qua il municipio, Arrechieri, Mantica, venire a cava via tutto, vabbè, fin dove che il convento, le ex, se le ex, via allora, poco sta lì tanto cincischiare. Dove è la zona interculturale lì del Cinema Zero? Ma cioè, così mi togli tutto. Non capisco. No, dico, ci sono le sedi, cioè la zona. Cinema Zero, è come ex, via, è poco da stare lì tanto da... Dai, via il chiosco, il chiosco lo lasciamo, no, li mettiamo qua, il chiosco. Il chiostro, lo cambiamo via. Tutta la zona, tutta la roba vecchia qua, sì, tutta però... la roba prima del 1980, la aveva a cavarla anche per l'igiene, dai. Certo. È roba vecchia da 2000 anni. Allora, qua facciamo tutta una grande grattata, no, con la ruspa, e facciamo a cucchiaio? No, a cucchiaio, ma no da venire su, da andare avanti con la ruta. Qua togliamo via tutto, fin lassù fin della casa studente, tutta la zona culturale, tutta la zona culturale, via tutto. No, e facciamo la New Town, la famosa New Town, più dinamica, allora, più New dinamica, Town, più vicina, più vicina. Ma sono in periferia le New Town, sono fuori, non è che uno... Faremo un nuovo centro commerciale, al posto di tutta la roba vecchia, che lo chiameremo Zuf. Ho provata, adesso vedremo. Una roba tipica nostra, tipica allora, nostra, roba i nostra. I centri commerciali ci sono già, sono basta uscire dalla città. A Cusan, le periferie commerciali, se le centro, adesso in centro, come a casa mia, è in centro commerciale. Facciamo un bel autogrill, come un autogrill a ovoide, che mi va su tutto a spirale, coi vetri a specchio. Chiaro, così anche i colombi i va a sbattere, che sono proprio leone. Vabbè, ma sei i colombi, cosa c'entra i colombi? Poi così poi... risparmiamo sul veleno da mettere sul mangime. Due colombi con una fava. E dopo andiamo su tutto a spirale, no? Questo come centro di aggregazione, parlo mi, Sempre, parlo di cultura, No, ragazzi, parlo di cultura. No, perché è fondamentale, voglio dire, per una città. Con la cultura tu sfondi una porta aperta, perché il mio programma culturale... Come quello di Piusi, uguale, aperta. Il mio programma culturale, l'ho messo da qualche parte qua. Beh, insomma, la sua memoria tale, è il primo punto, ancora mica a scriverlo. La cultura è fondamentale. Intanto, allora, qua facciamo un nuovo anello per la corsa del Sediol. Roma è quella della Formula 1, qua facciamo la corsa del Sediol. Mondiale. Dopo il mondiale. Il processo alla Veccia diventerà uno dei cardini delle attività culturali. Ah, dura 4 ore il processo alla Veccia, dai. Una volta, 20 anni fa. Adesso i processi, ti fa l'appello, ti fa Cassazione, ti fa il TAR, facciamo durare 10 anni. Così tiriamo avanti bene. Dopo facciamo la Pordenone Pedala al posto della Pordenone Legge, che me la ciuccia tanti di quei schei che non capisco. Facciamo i paracadutisti in Parco Galvani con la pasta asciutta che la faccio fare agli alpini, che non mi costa un cazzo. Faccio il figurò e il tutto ha un suo perché. Sul centro culturale, qua, sul centro commerciale, sopra faccio perno col braccio mobile. Ah, e qua c'è qua è il momento. Facciamo un braccio mobile, vuoi andare a Piancavallo, lo giri a nord e lo allunghi.
viene estate, caldo, sì. Te butti la ranella, te giri. Adesso sì. Tecnicamente non può fare rotonde, robe, no, quale biciaia, quelle biciaia là. Basta una non ranella, non vuole perdere tempo, basta fare una roba, una ranella, ma sei corsie andare, sì. Sei corsie tornare. Metti che te ha 4-5 sì. SUV che hanno necessità di sorpassarsi l'un l'altro, te ha ad avere 6 corsie da sfogo. Insomma, chiaro, per fare aggregazione giovanile apriamo 1.000 lire sopra il braccio mobile. Ecco, è che ce n'è già uno, magari... Faremo 800 lire, giusto per la concorrenza. Anfiammando. E facciamo, facciamo aggregazione giovanile, ma non solo. Non solo. Stai sicuro che arriva un po' di tutto là. Il problema è che sul girando il braccio mobile, dal disegno che avevo fatto qua, che parte, mi dava a sbattere sulla balla del campanile di San Giorgio. Vabbè, allora non si fa e via. No, no, non si fa. Lei che non è quello il problema. La balla, una volta che va giù, sì. È la gravità. L'accelerazione di gravità, sì, 9,8 metri al secondo, ti ciappi l'elicottero, te la porti su. Lei che cascando andava a sbattere sul bar de Cosola, come si chiamano? Il bar lì sotto, aiutami. Il bar, come si chiamano quelli non che... So. Il bar lì... Quel zonfo, quei baffi. Che ha sposato quella del Porto Buffolè. Dai, lo conosce tutti. Non passo mai di là. Non passo mai di là. Dai. Cioè. Che si andava a mangiare il pesce di Jugoslavia, una domenica sì, quell'altra anca, e sua femmina che la mangiava i scampi come una belva. E i scampi che scampava dalla bocca, dal ripudio di questa vecchia che la mangiava. Dai, aiutami. Dove va? Dove non va quell'altro? Oh, coso!